Previously on Dark Souls 2. Oh. No! Oddio, 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 oddio. Oh, quando stai? Sto cazzo sta storia, scattiamo una male. Oddio, una spada questo più che uno stocco, no? In effetti è uno stoccone. È uno stoccone, esatto. Sono casse. Esatto, congelate però. Ma tanto non posso scioglierle, come cazzo le sciolgo? Ci penso io! Ah, ok, così. Andiamo. Faloizziamo. Ah no, ma non posso solo accenderlo. Beh. Oh, un dono! Penso che tu possa raccoglierlo, è Soundframe. Mi ha dato 47 spadoni della luna blu. Com'è possibile che ne abbia così tanti raccogliendone una sola? Hai idea del... Non ho idea del... Del perché... No! Oh! Oh, maestro! Mi scusi! Okay, sì! Maestro, si mette dietro la balestra. Mi colpisca. Cambiamoci l'atto penetratorio. Ah, oh! Grande anima di... Aia! Chi è? Attento! Ma non c'è nessuno qui. Cavolo. Oddio! Figlio della merda! Figlio della merda! Non può, questa non potevo dirtela, esatto. Eccoti qua. Oh! Ok, è morto. No, no, ma... Vediamo un po' dove porta questa porta. Ah, XD, maestro della comicità. Oh mio Dio, cane. Se muoio dai cani mi incazzo. No, 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 maestro, maestro, smetto di giocare. Basta, è finita la serie. Se la fa con qualcun altro, Dark Souls 2. Ok. No, scusami. Occhio della sacerdotessa. Oddio. Let's go. Questo è l'inizio della DLC. Merda. Ma porca puttana. Ma qui c'è una nebbia. Esatto. Ava sta prima osservando. Perché ora posso vederlo forse. Oh, oh, oh. Ma che cazzo. Non. Ma cosa mi ha preso? Il cazzo mi ha preso. Bellissima! No! Si romperà la scimitarra! E lo farò con una sola, maestro. La pantera non smette di attaccare anche con una zanna. Mentre la tigre, compresa la forza del nemico, ha paura! E questa... Yes! È la sua fine. Sembra proprio una sala del trono. Ok, ok, fiamma maledetta mi interessa molto. La mia scelta ovviamente sì. Vabbè, aspetta. No. Ah! Ah! No! E non sono mai più tornati, immagino. Come il pelato di merda. Voldemort dei poveri. Assolutamente. Assolutamente planned dei dal primo bravo. Esatto, esatto, esatto. Si vede proprio. Si vede. Attenzione, Mura, allora, ragazzi, usa una tattica che è dei migliori proprio scrittori. Che
quando non sai cosa fare, tu metti un cazzo di personaggio incappucciato, poi vediamo. Poi vediamo chi è. Ma che ne so io chi è. Lui praticamente sì, i doppiatori li paga così, gli fa dire Darkness e solitamente quello riempie 45 linee dei discorsi di ogni singolo personaggio. Darkness. Sono morto. Cos'è questo? Ah, vabbè, sì, certo. Attenzione. Ma la gang della cannetta qui da me c'è sempre in chat? O no? Una flessibile sentinella. Che cosa cazzo hanno pensato quando hanno doppiato la loro morte con... Ok. Meanwhile. Saido, ti manca un po' di espressione a Aegao e puoi aprirti l'OnlyFans. No, no, è già aperto. No, 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 finisce male. Oddio! Yes! Non vi permettete, figli della merda, fatemi entrare. Dio, madonna di questo chest. Non... No, ragazzi, sono 700k. No, no. Petto! Fatemi aprire sto cazzo di cosa. Oh, adesso possiamo combattere. R1 spam! Ajani Modo! Ignora quest'area per ora. Perché? Perché... Ok, apro il primo scrigno. Dentro ci sono... Oh no. Oddio, è vivo! L'avventuriero è vivo! No! No, la porta! La porta! No! Mimic di merda. Ti ricordo che gli insetti luminosi ti buffano in maniera... Oh, che cosa? No! Qui c'è un'altra donna la strega reietta. Ti prego, non mi uccidere, ti pago. C'ho il Prime, mi subo Prime, ti prego. Ok. Questo è un cavaliere, dai. No, no, ti prego, non mi ammazzare. Ok. Stavo per Phantom Rangeare. Cosa? Madonna, sta cosa me l'ero dimenticata. Madonna, questa cosa me l'ero dimenticata. Adesso o ti siedi a un falò oppure dire, sai che ti dico, io ho trovato un cavaliere e vado ad affrontare il caos. Ma è una cosa solo tua perché sono entrambi cliffhanger deliziosi. No, vabbè ragazzi, non me la sento. No. Stai correndo troppo con dicendo no, no. No, 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 non me la sento. No. Un'arena. Eccolo qua. Quindi lui cosa ha fatto? Praticamente si è mangiato la fiamma per poche cure. È vero, ma... Però... Next time. Andiamo piano. Grazie dei tuoi servigi. Cristo! Oh, ma ciao. Perché mi salutava? Allora però la porta mi sa che... Entriamo. Ando... Oddio! Perché? Ma era mio amico! Mio amico! Dio! Fottiti! Mangia la merda! Schifoso bastardo! Mi ha ucciso lo stesso! Schifoso pezzo di merda! No, fermo, stai... Cazzo! Bravissimo. No, 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 che cazzo... No, 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 che cazzo succede? Perché si è chiusa? Oh, guarda, c'è una pallina di neve, la vedi in alto a sinistra? Allora, colpiscila. Ho voglia di masturbarmi in diretta, ma non si può fare.
Maestro, mi dica che in Dark Souls 3 non c'è questa merda. Non c'è questa merda. Grazie. Stai per entrare nell'area ufficialmente multiplayer di Eleven Lost. No! Affrontalo. Oddio, oddio! Le renne! Esatto. Continua, continua, Cassandro, non fermarti. Aspettiamo. Ma vola! Vola! No, no, ragazzi, non posso morire, non posso morire. Non ritroverò mai sta strada se muoio. No, ce n'è un altro! L'ho visto! Dio Cristo! No, no, Mario! Mario Draghi, no! Whatever it takes. Chi non ha comprato il DLC può giocare solo qui. Questo è per farti sentire povero nell'anima, capito? Ti fanno giocare solo sta m***a. Così dicono, non vuoi spendere i soldi, è questo che ti meriti, ok? Eh? Ti meriti Spirit Cavallo nel cu. Allora, è il momento che io vi racconti di questa di questo aneddoto. Quando ero adolescente, come ben saprete, passavo anche le mie notti a guardare filmini pornografici su Rete Capri. E c'erano dei film porno che avevano delle lore assurde, assurdamente complicate, tipo Pinocchio. E Pinocchio mi faceva un sacco ridere, perché vi lascio immaginare come la fatina, come cazzo si chiama lei, la fatina dei cavalli strozzi. Scusi, maestro. E avere degli amplessi incredibili nei quali la fatina gli dice: Pinocchio, dimmi che vuoi pagare le tasse. Ho una battuta sulla punta della lingua, ma poi avrei... Sì. Esatto. Dimmi che Dark Souls 2 è bello, voleva dire questo, maestro. Smettila! Zitto! Silenzio! Bevi, ti prego, bevi. A me la cosa che fa più ridere è che questa è l'area gratuita, senza dover comprare il DLC. È come se tu andassi al McDonald's e puoi prendere un Big Mac menu o gratis un calcio nelle palle. E patatine. Io devo capire come... No, 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 no! La mia vita fa schifo! Buon uomo! Dio Cristo! Buon uomo! Vengo in pace! Lui no. Ha tirato doppia, fuori due balestre, doppia, Dio po'. Doppia. No, no, che cazzo! Sì, vabbè! No. Ma che vuol dire? No, non qui, no. Non qui, non qui, non qui, bevi, 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 bevi! No, c'è un cazzo di cosa anche qui! Lì, sì, continua così! Lì, guarda, c'è la strada! Per favore, su! No, la lancia! No! Ascolta, aspetta, vengo a metterti il segno, aspetta. Della croce. Vienimi a mettere il segno della croce. Ok, ok. Badessa Fava? Ah no, Poharra, cazzo, anche lei. Ok, ok, ok. Cosa? No, ah, no, invasore, quindi invasore. Mi ha ucciso il Marini. No. 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 Che questa è una strada? Dai, che mi butto. Eh sì, è un altro famiglio, avevo ragione. È identico però. Ah, cazzo! Quindi qui lo stagista ha preso e ha copi incollato due volte la boss fight di nuovo. Esatto. Grande. Ok, ne è rimasta una, ok? Ho perso la spada per sempre. Sicura, sicura sto cesso. Ragazzi, non abbiamo abbastanza danno, come cazzo si fa? Vabbè, è fottuto adesso. Stasera si cena a Godopoli, amici. Mamma mia. Maestro, dimostriamo che il legame tra Joel e Cassandro può proteggere i regni. No, sono morto. Hai vinto! Oh! Con il morso di Tortisio, okay. Salviamo il regno. Con il morso di Tortisio. Benediciamo questo regno e lo salviamo dalla sua rovina. Ciaodissimo, ragazzi. Ho paura. Si inizia. Ho paura di scoprire un'area disponibile anche per chi non l'ha acquistato. Ho il terrore. Non chiederti se
Chiediti quando. No. Cominciamo il secondo DLC. Guarda verso l'alto. Oh cazzo maestro. Oh cazzo, scappiamo maestro, non mi body blocchi. Sembra esserci la possibilità di ruotare. Ah, ruota proprio effettivamente. Maestro, vai, prema. Non posso. Oh no. No, la pantera stupida. No. Maestro, ce la puoi fare. Vai. A porcellino d'India. No! Oh! Ma che schifo. Oddio, evviva! Gli sono cresciute sopra le statue del veleno. No, il butto non è il caso. No! Ho sbagliato tasto! Sono un coglione. Non ci posso credere. In sincronia! Anche tu? Falò. E ora? Uh-huh. Devo trovare il marchingegno pazzo. Dov'è il marchingegno? Non vedo nessun marchingegno, maestro. Sono in trappola. Deve essere da qualche parte. Dove cazzo è? Maestro! È arrivato anche lei! Vuole condividere il mio struggle. Premi R3. No, dammi le spalle. Ok, alza un po'. No, un po' più sinistra. Ma porca troia. Non l'avrei trovata mai. Io stavo cercando qui. In primissimo piano, tra l'altro. Allora, vediamo un po'. E mo? Questo però. Non serve un cazzo, maestro. È quello sbagliato. Ci piglia per il culo. È un cazzo. Questo è il level design dei Souls, non vedi? Cioè, proprio sì. Quel tipo di. È vero. Di open map perfetta. Che non ti permette mai di cadere in una situazione in cui non puoi tornare indietro. No, ragazzi, non esiste. Mi prendete per il culo, non c'è. Dobbiamo piumare. Ma cosa ridete voi? Penso di sì. In realtà non sono molto convinti. Maestro, è tempo di buttarsi, secondo me. Aspetta, non farlo. Lo faccio io per te. Grazie, maestro. Oh mio Dio. Il suo funzionamento e scopo reale in-game è... Esatto. Se tu lo frusti, lui attiva una sorta di magia riparatrice che ti ripara tutto quello che hai equipaggiato anche qualora fosse rotto. Figo. E adesso mi butto. No! Non così, ma sì! Il mio segno è proprio lì. La vedo, maestro! Oddio! No! Ma perché? Io... Lo so, non ce lo meritavamo, ma è andato. Oh mio Dio! Hai visto? C'è stata l'entrata... No! No, va bene, io... No, non ci finiamo più. Oh mio Dio! Aspetto che succeda di nuovo. Oddio. Oh. Un tirannosauro pollo. Oh no, culo. Ma che dentini bellini che c'hai. Ok. È un falò quello. Devo prendere il falò acceso. Semplicemente... Something! It's me, Yoshi. Yes. Nice. Okay. Thomas il giullare. Ti ricordi quanto era forte? Diciamo che c'è un trucco di Dark Souls 2, ma è stata usata veramente poco. Ma c'è un trucco che ti permetterebbe di... Premere R1? Sembra che questo trucco funzioni un sacco. Oh, giustamente, hai ragione. Wow, che battaglia emozionante, maestro. E che cazzo, ne ho pullato un altro. Ragazzi, mi sto alterando. Eccolo qua. Cosa? Cos'è? Usare... Ah, la...
sta creando un ponte di sopra, credo. Sì, lo sta completando. Maestro, mi legge nel fenicottero proprio. Eh sì, è questo, è proprio il ponte. Oddio, ci dobbiamo buttare. Qui non si torna indietro. Va bene, facciamolo. Ok. Salto della pantera. Mi ha crashato Dark Souls 2. Eccolo. Oddio. Oh no. Oh no. E non vale, Sblumbiano. A maiale. Mamma mia. Maestro. No. Ma la pantera è precisa. Ok. Tuttavia. Ok. Oh, c'è una nebbia, maestro. Già. Ok. Benart. Militari. Siete pronti? Elana, regina dello squallore, ha tantissimi... Oddio! Ma quello... Via. Colpisce anche all'indietro. Via. Giù lui. Adesso attacca. Vai, yes. Cassandro. Ok. Qui full burst tortisiano. Bravissimo. No, Benart! Non morirai! Full burst di Tortisio! Altro falò e altra nebbia? Oh mio Dio. Arriverà il drago qua, sicuro. Dai, dai. Bella. Ma ha una lancia addosso. Esatto. Ok. Yes. Devo stare attento, non ho più Estus. È una via di mezzo, diciamo. Stagistopoli, stiamo andando a Stagistopoli. Chissà se è un'icona che ritroveremo, questa donna mascherata. Però non credo. Buonissima. Ma che cazzo? Qui lo stagista ha preso dei modelli e ha creato dei personaggi da buttare in un'arena. Ah, oh, oddio, oddio, oddio! Oddio! Vedi quella passazione. Oddio, chi mi ha tirato una lancia? Ehi, Sblombiano! Guarda dove metti i piedi. Ehi, Sblombiano! No! Me l'avete ucciso! No! Ragazzi, il finale di Dark Souls non sarà in una nuova area. Il finale di Dark Souls 2 sarà in un'area vecchia. Probabilmente il castello di Dranglake, che potrebbe anche essere poeticamente il primissimo falò, quindi la zona iniziale. Boh, non lo so. Però mi aspetto un twistino, tipo, eccoci qua. Siamo tornati dove tutto è iniziato. E adesso andiamo da Ornith. Oh mamma, questa è bella. Mio Dio, cos'è quello? Oddio, potrei buttarmi, però ho paura. Un bel falò. Evidentemente era qui il trono del re di ferro. Quello è un idolo cimereo, assolutamente sì. Sibilando. Vai. Oh no! Tra l'altro non hai notato il suo vero potere. Ah, adesso lo noterai, mi sa. Ah no, ce l'hai fatta, che culo. Stai già scoprendo, stai avanzando molto bene. Oh, e qui un falò fenicotteriamo. Ma un'arma invisibile. È una katana. Maestro, ma che bello. Possiamo sforbiciare con la katana. Oddio. Maestro. Arrivo. Maestro. No. Maestro. Lo esorcizzo, maestro. Pantera mode. Passo piumato. Stormer 700 mi ha appena invaso. Resisti. Ma abbiamo pullato il mondo. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Raffica di colpi. Corriamo sopra questa catena. Maldron l'assassino. E aprirò prima una bella cassa. Ecco Maldron, il pezzo di cazzo. No. Ah. Aia. Maldron di merda. No, mi ha avuto di nuovo lui, figlio di puttana. Ah, era qua, pezzo di cazzo. No! No! Cazzo, cazzo! Mamma mia! Emi ci sarà qui in fondo. Spadone maestoso. Ma... ma è quella spada? I famosi spadaccini che hanno ereditato quest'arma erano mancini. Oh! Ma è l'arma di Artorias. È proprio l'arma di Artorias. È super consumata, ma è lei. L'arma di Firenze. Ragazzi! Cassandro non sa perché,
ma vuole proseguire per un breve momento usando quest'arma. Cos'è sta roba? Ma... Dio... delle madonne... No! 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 Minchia! Ok... Voldron... Fottiti! Mio Dio! Come ha fatto, maestro, a rompere la statua? Non l'ho rotta, l'ho spostata! Si può colpire! Oddio! Oddio! Maestro! Maestro! C'è uno zombie. Sì, sì. Ottimo, si mira meglio. Oddio! Oddio, si farà esplodere, maestro, stia attento! E allora aspetti, non facciamolo esplodere qui, magari... No! Cosa? È il Re, il Re di Slumbo, guardate, è invincibile! Va bene, esploriamo. Oh, lo scettro! Bel lavoro, grazie. A me l'onore? Vai. Oh. Oh. Chiave della torre, maestro. Chiave della torre. Questa nebbia separa le due aree. Oltre okay. questa nebbia c'è il preziosissimo lavoro del migliore degli stagisti. Vuoi fare un bel grosso, denso, tosto boss di trama o infilarti in questo cesso? È arrivato il momento del cesso. E allora è il momento. Demone della forgia di nuovo, perché ho provato a farne più di uno. Giustamente. No, 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 non sta per esplodere. No, ok, non sta per esplodere. Bravissimo, Darth Mito! Tutto qui? Io all'epoca rimasi scottatino. Cosa? Le armature erano usate come decorazioni finché la nebbia oscura che domina la torre non ne prese il controllo, quindi le sta controllando la... Bugiardo più avanti, illusione più avanti, qui. Quindi sono 10. Quanto pare non sono 6. Ne ho trovati 4 e sono 10 in tutto, certo, perché ne avevo uno, corretto. Ma lei sta farmando il demone della forza, maestro. Ah, volevo farlo. No Estus, no damage, tutto per vendicarmi di lui. Ah, ok, ha fatto bene. Mi sembra tutto corretto, maestro, ma è finita l'area, quindi. È finita l'area. Ma era orribile. Beh, sì. Oh no. Quello mezzale, esatto, subito sotto, subito sotto. Ok. No, no, poteva, ti potevi buttare comunque. No, 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 no. Mi metto full screen, okay. Così fammi il favore di premiare questo grande level design premendo X. Ma che cazzo, ma che vuol dire, ma che cazzo vuol dire, ma perché uno dovrebbe premere X? Mi scusi, perché no? Guarda di nuovo il simbolo del toro. Cos'è quello? Un falò? Quindi questa è l'area di un ricordo. Magari è l'armatura del traditore. Un cadino? Proviamo ad andarci sopra? Sì. Wow! Oh, doppio! Oh mio Dio, triplo, quadruplo, Tekken! Oddio! No! No, 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 no! Oddio! Oddio! No! No! Mamma mia! Oddio! No! Oddio, oddio, oddio! Cazzato nero, incazzato nero, incazzato nero, mamma mia! Ma quello mi spa... Oddio! Ma perché mi seguono? Mazza! Tanto guarda, se faccio così, cioè, ci vuole. Mamma mia! No, 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 che fai? Oddio, 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 odd
E niente, allora proviamo ad avanzare. Oddio! Mamma mia! Cielo! No, anch'io. La nebbia è un idolo. Cavaliere della nebbia. Non mi lascia respiro. Quanto attacca. Ma si è curato. Non devi farlo avvicinare agli idoli. Non so cosa sta facendo, ma mi devo allontanare e bere. No! Tentativo numero 2. No! Oh no! No! Ah! Devo evitare questo colpo. Ma Cristo! Oh, bella. Adesso arriva l'affondo, esatto. Adesso arriva l'affondo. Sì. Ah! Non pensavo facessi il terzo, bastardo. Mio. Bella! No, via da quell'idolo del cazzo! Ombran di Tortesio! Il maestro di spada è oltre questa nebbia. Già, maestro, si fermi. Ho qualcosa da dirle. Vorrei essere per sempre il suo allievo. Se dovessimo creare un nuovo mondo, una realtà nuova e più piacevole per tutti, le vorrei chiedere se lei potesse divenire il mio primo cavaliere. E io... il suo re. Mostrami cosa sai fare. Andiamo. È forte. È lui. Maestro! Maestro, stia attento! Maestro! Continua! Non è una ferita fatale, non si preoccupi. Stia indietro. È questo quello che fa un vero re. Proteggere il suo popolo. Sono troppo spaventato. Danne. Oh mio Dio! Non ce la farò adesso. Oh no, le cure. Avrò bisogno di un altro tentativo. Tornerò dal mondo dei morti quante volte serve. Insiste. Schippa. Vai, combattilo. Devi sconfiggere il maestro di spade del re di ferro, di Dranglake e dell'Est. Senza prendere danni. Cosa? Questa la prova per divenire re. Senza fretta. Aspetta, non ho. Di nuovo. No, ma non è vero. Male. Top. Cristo di Dio. Questa non vale, figlio di puttana. Troppo presto. Uno, due. Boia. Ah, non pensavo mi facesse questo attacco il figlio di pregato Lestus, dai. Perché non cura. Vai a fanculo. Un tortisiano stanco e sudato, unto, è la cosa più attraente che possa esistere in combattimento. Togliti anche le armi superflue. No, che speranza, no. Ma io ti odio, coglione di Cassandro. Ragazzi, voglio tutti cogliere questo joystick. Mannaggia, mi aspetta, il figlio di puttana è intelligente. Capito una cosa? Il figlio di puttana è intelligente. Abbassa la spada in modo diverso quando va lento il figlio di puttana, ho capito. Sei fottuto. Caro Alon, Cassandra ti sta purgando adesso. Tre attacchi. Così si fa.
Guardalo, guardalo, guardalo! Sappiate che durante questo combattimento l'anima di Firenze è stata completamente domata. Cassandro, re di Tortisia. One day fire will fade and dark will become a curse. Men will be free from death. Only, is this our only choice? Seeker of fire, coveter of the throne. Seek strength. Joel, senza dire nient'altro a Cassandro, lo lascia. E lui si fa evocare da un personaggio sconosciuto per incapacità di prendere una posizione, una decisione e il senso di inadeguatezza che aveva nei confronti di tutto questo. Credo di averla evocata, ragazzi. Sì. Cassandro ha questa visione angelica davanti e non capisce... Fermo. Fa silenzio, Cassandro. Re di Tortisio. Dovresti stare attento a quella corona. Non porta bene essere un lord. Cosa strana la stagnazione. Saperla controllare è veramente un ottimo uso della nostra anima oscura. Dovresti vedere com'è questo luogo da dove vengo io. Dovresti vedere com'è Joel da quando vengo io. È come se avessi evocato io questo mondo. Sei uno spettro per me, ma uno spettro importante. Mi ha raccontato tutto di te. Rappresenti un trittico unico. Gli insegnamenti di un maestro, la volontà del vincolo e soprattutto la forza sottomessa di chi lo ha rifiutato. Permettimi di citare un amico a cui ho parlato poco fa, guerriero tortisiano. Sono esistiti molti monarchi. Uno, annegato nel veleno dell'ossessione insieme al suo popolo. Un altro, incapace di resistere alla flebile fiamma dell'ambizione. O magari vittima di un eco del passato che nessun eroismo avrebbe potuto domare. Infine, poi, Vendri. È stato sconfitto dalla propria umanità. Tutti loro hanno una sola cosa in comune. Non sono arrivati qui. Joel mi ha chiesto di accompagnarti oltre questa nebbia epoche fa. Mi sono decisa tardi, ma lui sa perché. La piccola Chandra non sarà altro che un'ombra accecata dalla tua luce, ma ti troverai dinanzi al trono del desiderio. Dovrai darci la tua risposta, Cassandro. Lui ti apparirà. Bene, non ho altro da dire. Il resto dipende da te. Da me non otterrai altro. Combatti. Chiunque tu sia, dividiamoci. Lo facevamo sempre. Con il maestro Joel. Ehi, guarda da questa parte! Oh mio Dio. Pericolose. Forza agro, esatto. Non si schioda! È proprio vero che sei la più debole delle sorelle. In realtà è tornata nel suo mondo, non è stata sconfitta, vabbè. Ti ha abbandonato prima che tirassi il colpo finale. Esatto. Chi è? Not one of them stood here, as you do now. You, conqueror of adversities. E Aldia?
If you answer... No, dacci! Sono i serpenti, chi sono? Sì, è Aldia. Ma che cazzo? No! It was Per me però. No! No! Alluna, incredibile! Che poi una volta capita la fight è una cavolata. Ok, questa finestrissima. No! Già morto. Esatto. Penso finisca qui. Sì, finisce qui. No, ancora no. No. Finisco come prima se penso che finisca qui. Bravo, bravo. Adesso è finito. Adesso è proprio finito. Così. Attacco finale. Maestro Joel, questo è per lei. But the question remains, what do you want from me? Light, dark, or something else entirely? Sono stato chiamato Cassandra. Da oggi sarò conosciuto col mio vero nome. Io sono Kant, e la libertà dei popoli degli altri finisce dove inizia quella del popolo di Tortisio.